Di nuovo, imperterrito. Se ne va. Lei è piccola. Ah, c'è parte da 8 km per fare no, dai. Lo tira. Adesso. Ma tira da parte falsa. Cosa fa? Guarda lei, quale semi si imbarazzo. Ah, beh, per quello. No, non ce la fa di nuovo, non ce la fa di nuovo. Minchia, ora scendo. Ti prego, posso scendere? Non ti dico. Ah, prende la macchina. Prende la macchina in fianco. Prende la macchina. No, bro. No, vabbè. La 20ª manovra che fanno. Ma dove va? Ma perché? No, bro, la prendi così. Vai, dai, gira. Dai. Gira dalla parte opposta. Gira dalla parte opposta. Minchia, ora gli urlo. No. Allora, tu ti metti nel mio passo carrabile quando c'era un parcheggio enorme là, ci sei passata davanti due volte. E tu ti metti nel mio passo carrabile. Ecco, se l'è presa lui che è più intelligente. No, alla fine giustamente con altre 10.000 manovre ti metti in un parcheggio enorme, sempre passo carrabile. Perché non è un parcheggio. E ci riesci, perché? Eccola che ritorna, altro giro, il parcheggio te l'ha fregato già la panda rossa, che hai visto due volte, ora tira il fermo, guardati, l'altro ti sembra più allettante? Ok, alla fine hai deciso di parcheggiarla così alla carpiccana. Vabbè, la signora ci ha riprovato, si sta rimettendo, alla signora i parcheggi fanno schifo perché prima ce n'era uno gigante. Ora butta giù lo scooter, no? E niente, diamo la patente a chiunque. Vabbè, nel dubbio l'ho messo a metà nel mio passo carrabbia e l'altra metà nel parcheggio delle moto. Vabbè, stai bene. Ci ha ripensato. Vediamo che grandissima manovra fa adesso. No, ok, vabbè, allora si è cambiato tutto. È cambiato proprio tutto.